Ciao Avete.it, Christian Petzold ha perso la brocca, ha fatto il film Matto e questo può essere anche molto bello e coraggioso da parte di un autore che zitto zitto, Petzold dopo Petzold, ha costruito una filmografia di tutto rispetto. Mi cominciai a interessare a questo cineasta tedesco, classe 1960, 10 anni fa a Venezia in concorso per Jericho, mi piacque da morire. A quel punto entrai in contatto con Christian Petzold. Poi gli ultimi film di Petzold che abbiamo visto sono La scelta di Barbara, bellissimo, Orso d'argento a Berlino con la sua musa Nina Hoss, e poi anche Il segreto del suo volto, molto bello, sempre con Nina Hoss presentissima. Ha quasi fatto tutti i film con Nina Hoss, tranne questo dove c'è Paula Baer, che non è la stessa di Franz di François Ozon, ma andiamo per gradi. È difficile in un film completamente folle, tratto da Transit di Anna Segers, che fa il nostro buon Christian. Prende un romanzo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e crea una fantapolitica che in confronto la svastica sul sole di Philip K. Dick è roba per gente normale. E quindi crea questo mondo di Transit della Segers ambientato al giorno d'oggi in una Francia occupata dai nazisti, che vengono chiamati fascisti nel film, ma sembra che la gente comunque sia tranquilla e vada al bar e vada in motorino, soprattutto in motorino. È pieno di gente che nel background di questo film va in motorino, una cosa che mi ha a un certo punto profondamente turbato e anche, lo devo ammettere, un po' irritato. Ma se volete prenderla come una pezza d'autore dove l'autore sbrocca, sbiella completamente come il motore di una macchina, è anche piacevole vedere uno che potrebbe anche non farlo, un film così folle, che decide sì, perché prendo Anna Segers e faccio la follia. Anche perché è un film in cui questo tipo di ambientazione al giorno d'oggi di una storia del passato è ancora più straniante, perché di solito i film con l'occupazione, sia storica che fantastorica, sia appunto un film in costume, sia un film alla Brasile di Terry Gilliam, devono avere un contesto inquietante attorno ai personaggi, un background che questo film non ha assolutamente. Anzi, una volta che il nostro protagonista arriva a Marsiglia, sembra che siamo in un villaggio vacanze. Questo, ripeto, a me non è piaciuto particolarmente, però potreste trovarlo molto intrigante. Che film folle ci ha fatto Petzold? È la storia di Georg, interpretato da Franz Rogowski, il quale è proprio il sosia di Joaquin Phoenix, il quale è appena scappato dai nazisti. Gli danno come missione quella di consegnare una lettera a uno scrittore molto famoso comunista. Va per consegnare questa lettera e scopre che lo scrittore si è appena suicidato. Scopre, dovendo consegnare sta roba allo scrittore, che lo scrittore ha una moglie con la quale ha un rapporto litigarello. Allora lui a un certo punto finirà a Marsiglia. C'è sempre in questo film fanta, ripeto, fanta, totalmente fanta di Petzold, c'è sempre questa idea di andare nei consolati a prendere dei visti per andare in Messico oppure negli Stati Uniti. E quindi c'è questa gente che aspetta, e questa gente che aspetta nei consolati è comunque non è inconsolabile, che è l'errore del film, nel senso che torniamo sempre a questo background anche di non protagonisti che entrano in scena e hanno delle battute. Assurdo, insomma, sembra quando Berlusconi diceva c'è crisi, ma come, i ristoranti sono pieni e gli aerei sono sempre affollati. Anche questo film, c'è crisi, ci sono i fascisti, ma come, i bar sono frequentati e ci sono sempre nel background, sempre, delle persone che flirtano, abbronzate, pasciute, tranquille, non sudate, non frenetiche. Questa cosa ho pensato, se io vedessi questo film sballato, probabilmente direi che è un capolavoro. L'ho visto da sobrio e dico che non mi è piaciuto, però io a Petzold, non so voi, ma io gli voglio bene a Petzold. Quindi so che è partito per la tangente, ma so anche da vecchio critico di merda quale sono, che ogni tanto partire per la tangente fa benissimo a dei registi strutturati, a dei registi esperti, a dei registi che frequentano i festival. Oh, sto film poi, pazzerello com'è, comunque, oh, c'è sta Road to Nowhere dei Talking Heads che parte a palla, gliel'avrà consigliato Paolo Sorrentino.
E questa strada verso il nulla è anche un po' la strada che imbocca Christian Petzold. Come posso non stimare, come posso non volere bene a un Petzold che mi fa un film esattamente come il genio dell'autolesionismo, l'eroe dell'autolesionismo Terry Gilliam? Come posso non amare un regista che prende appunto questa macchina film e la porta verso il nulla, come canta David Byrne dei Talking Heads, a 155.000 km orari? Ecco, questo è il film. E quindi potrebbe, ripeto, l'Art House, se la vuoi fare Mattarella, la devi fare Mattarella forte forte forte. Questa settimana esce un Art House Mattarella, che Mattarella non è, come Achille Tarallo di Capuano. Ecco, invece questo è proprio il film scocciato che ti aspetti per divertirti e pensare: wow, questo sì che è il cinema d'autore, ti scoppia il cervello. Franz Rogowski uguale a Joaquin Phoenix, lo vedremo, il mitico Franz, anche in Freaks Out di Gabriele Mainetti. Siamo molto molto curiosi. Questa sorta di assurdo svastica sul sole con i nazisti che sono presenti in questa Marsiglia da villeggiatura. Vede anche a un certo punto il nostro protagonista che entrare in contatto, molto bello, con un bambino, molto bella scena con il bambino magrebino marsigliese, poi entrare in un triangolo d'amore con Paola Baer, che non è figa come Nina Hoss. Ti manca Nina Hoss in questo film, Petzold. Se c'avevi la tua musa non sbattevi il muso, come fai invece con Paola Baer, la quale ormai è una conferma dopo aver visto il film di Florian Henkel von Donnersmarck. Opera senza autore, abbiamo capito che Paula Baer senza François Ozon è molto meno bella, ma questo è il segreto di geni del cinema che ti prendono, ci prendono e ci fanno diventare i più fighi del mondo. L'ha fatto François Ozon con Paula, facendolo vincere un sacco di premi e trasformandola in una star europea con il meraviglioso Franz, e non ci sono riusciti né von Donnersmarck né Petzold, perché già il personaggio è scritto male, ma poi appunto Paola, stiamo scoprendo che c'ha i denti brutti, non ci ricorda più la giovane nella moglie di Franz, insomma, il colore le dona molto meno del bianco e nero. Che genio che sei, François Ozon, a vedere quello che è, a enfatizzare, a espandere la potenza carismatica di un corpo, di un artista, perché gli attori sono artisti, ma quando incontrano geni come questi, wow. Ok, benissimo. La donna dello scrittore, il nostro Georg, il nostro Rogowski, entra, fa amicizia col bambino, sta in questa Marsiglia che è occupata dai nazisti, ma tutta la gente va in motorino molto tranquilla. I bar sono affollati, la gente pomicia, lui è paranoico, triangolo amoroso. Voi direte: c'è sesso? Ragazzi, a un livello molto concettuale quasi non la niavo. Quindi, ai ai ai. Però, ripeto, come botta, come film Mattarello, anche sbagliato, questo è sbagliato Mattarello per quanto mi riguarda, però che c'è da dire? C'è da dire che io a Christian Petzold gli voglio bene, e quindi ho capito che ha voluto sbroccare, e di solito fa dei film più normali, e ben venga anche lo sbrocco. Freaks Out, Freaked Out, il nostro... Lo sballo proprio degli anni 60, era l'espressione idiomatica dei californiani, degli anni 60, che si sballavano. Freaked Out, prima di Freaks Out, per il nostro amigone Christian Petzold, la donna dello scrittore. Ciao, Bettase!